nella capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto il signor Federico Meo, che è il consigliere delegato della società Aretusa, la società di armamento del motopeschereccio Atlantico Rodi. Che motopeschereccio era? È un motopeschereccio di 500 tonnellate in acciaio. È un peschereccio appena 5 anni di vita. È un peschereccio che navigava benissimo, senza nessuna preoccupazione. Era tornato da poco da una campagna di pesca? Era tornato da appena 20 giorni da una campagna di pesca. Poi era andato a Venezia per delle riparazioni? Per fare delle riparazioni in bacino. Che genere di riparazioni? Carena, pulizia alla carena e la visita all'asse portoelica. Signor Meo, l'ultima comunicazione lei l'ha ricevuta dal Rodi alle 17.30 di martedì? Sì, di martedì. Mi ha detto lì che erano circa mezz'ora uscito dal porto di Venezia, navigavano benissimo, senza nessuna preoccupazione. Tempo un po' cattivo, e io gli ho detto che a San Benedetto era tempo cattivo, temporale, tempesta. Dice va bene, mi ha detto di avvisare qui che loro sarebbero arrivati verso le 7, alle 8 di questa mattina. Lo nostro gli hanno mestiere tradatore. Natra più infame non se ne può trovare. Ma chi è già nata sogna che ci muore. Stenta, patisce, ma non lo può lasciare. Lo mare gli è barbò, gli è ingannatore, un gordo. Da tanto in tanto va mangiare. Quando gli va buono te da allora. E che gli vuoi dire? Sogna la salufa. San Benedetto del Tronto e il suo mare. L'elemento che da sempre forgia il carattere, la tempra, l'ingegno e lo spirito di avventura dei suoi abitanti. È grazie al mare che negli anni e nei secoli la marineria sanbenedettese è riuscita a prosperare e a sviluppare una comunità, permettendo ai pescatori di modernizzarsi fino a varare il primo battello peschereccio a motore d'Italia. È un mare che sfama, ma è anche un mare spietato e che talvolta chiede in cambio grandi sacrifici. Dalla seconda metà degli anni 50, ai pescatori sanbenedettesi, il mar Mediterraneo non basta più. È l'inizio dell'epopea atlantica o pesca del Marocco, come viene chiamata dalla gente del posto. Per i primi anni gli affari vanno benissimo, ma quell'apparente ricchezza è anche frutto dello sfruttamento dei lavoratori del mare, i quali spesso faticano più di 18 ore al giorno, festività comprese. Non esiste un contratto collettivo nazionale di lavoro e i pescatori vengono pagati ancora alla parte, attraverso un sistema obsoleto e arcaico. La vita in mare non è facile. Mangi quando non hai fame, bevi quando non hai sete e dormi quando non hai sonno. I turni di lavoro sono al limite della sopportazione fisica, ma a bordo dei pescherecci si respira un clima di euforia, dettato dalla gioventù, dai guadagni e dalla sete di avventura. Dalla fine degli anni 50 al 1970, la città vive un boom economico sia nel turismo che nella pesca.
San Benedetto arricchisce la propria flotta con ben 30 navi oceaniche e diventa uno dei porti atlantici più importanti del paese. Le tragedie del mare purtroppo non mancano. Dopo decine di naufragi, nel 1966 è la volta del motopeschereccio Pinguino, che affonda con tutto il suo equipaggio al largo della Mauritania in circostanze poco chiare. Le famiglie sanbenedettesi iniziano ad averne davvero abbastanza. Nell'ottobre del 1970 il maltempo colpisce tutta l'Italia. San Benedetto del Tronto è protagonista di una pesante alluvione che causa l'esondazione del torrente Albula. Durante questo evento eccezionale, i sanbenedettesi hanno modo di mostrare il loro carattere tenace e solidale, aiutando e soccorrendo le famiglie colpite da questa catastrofe. Nessuno avrebbe potuto immaginare che due mesi dopo quello stesso spirito combattivo sarebbe stato determinante in una delle vicende più tristi e importanti della storia cittadina. A novembre si conclude la campagna di pesca nell'Oceano Atlantico. Il motopeschereccio Rodi lascia la Liberia e fa ritorno a San Benedetto del Tronto. È il 21esimo scafo oceanico della marineria sanbenedettese. 500 tonnellate di stazza, 57 metri di lunghezza e 9 di larghezza. Appartiene alla società Aretusa, che gestiva anche le altre due navi gemelle del Rodi, il Luna e l'Onda. La nave, dopo un breve scalo per sbarcare il pescato a San Benedetto del Tronto, riparte nuovamente con destinazione Venezia Lido per alcuni lavori di manutenzione. Per una serie di ritardi, il comandante Agostino Di Felice riesce a mollare gli ormeggi da Venezia solo 3 giorni prima di Natale. Con lui affrontano il viaggio di ritorno altri 8 marinai e il ragioniere Ivo Mengoni, che era stato inviato sul posto dalla società armatoriale, mentre altri 5 membri dell'equipaggio erano già rientrati a casa via terra, autorizzati dal comandante. Come rilevato dai bollettini meteorologici diramati dall'aeronautica militare, l'Adriatico è attraversato da una burrasca forza 7. Ma con il Natale alle porte, i marinai hanno voglia di rientrare a casa, nonostante le condizioni del mare. Alle 17:15 dello stesso giorno, Ivo Mengoni informa via radio che le condizioni del mare sono discrete. La nave naviga bene e il rientro è previsto tra le 7 e le 8 della mattina seguente. Durante il viaggio di ritorno non si hanno più contatti radio. All'alba del 23 dicembre, durante le manovre di rientro in porto, il mare travolge inaspettatamente il Rodi con tutta la sua potenza, ribaltando la nave con ondate mostruose e anomale. Il motopeschereccio, che aveva affrontato gli oceani più pericolosi, naufraga con il suo equipaggio proprio a poche miglia di distanza dal porto di San Benedetto. Il giorno 23 dicembre alle ore 11, la nave cisterna Mariangela Montanari comunica alla sala radio di San Benedetto di aver avvistato al traverso della foce del fiume Tronto uno scafo rovesciato. Inizia la perlustrazione intorno al relitto, lo scopo di rilevare la presenza di naufraghi. I soccorsi partono immediatamente su tutta la zona costiera. La capitaneria di Porto di Pescara invia un elicottero e fa convergere nella zona del naufragio alcuni pescherecci d'alto mare e la nave cisterna Antonella. Il centro di soccorso aereo di Grottaglie fa decollare un velivolo di supporto, mentre il compartimento marittimo di Ancona dispone l'uscita della motovedetta della Guardia Costiera e del rimorchiatore di salvataggio Cesare Davanzali. Entrambi, però, si vedono costretti a invertire la rotta e a rientrare per le cattive condizioni meteo-marine. Alle 12:30 il comandante del porto di Ortona dispone la partenza della nave Saipem Orsa e del rimorchiatore di salvataggio Blackenburg, il quale però non riesce a uscire a causa del mare burrascoso. Da San Benedetto non può salpare alcuna imbarcazione per le proibitive condizioni del mare all'imboccatura del porto. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16, il motopesca Conte Bianco rileva la presenza in mare di un cadavere sostenuto da un salvagente e ne tenta il recupero.
ma le onde creano enormi difficoltà durante le operazioni e il corpo ricade in mare inabissandosi. La scritta sul salvagente recuperato conferma che lo scafo capovolto è proprio quello del Rodi. La notizia si diffonde immediatamente a San Benedetto. Se ne parla alla TV, alla radio, e con il passaparola arriva alle orecchie di tutti. Il bilancio delle vittime appare gravissimo. A San Benedetto il cordoglio è profondo. Nel porto bandiere a mezz'asta, nelle vie della città, si discute. Le luminarie natalizie sono spente. Cresce la rabbia. Secondo alcuni pescatori, le condizioni del mare non sono così proibitive. Potrebbe esserci qualcuno ancora vivo nel relitto del Rodi? La domanda è sulla bocca di tutti. Nel frattempo, lo scafo rovesciato del Rodi sfila tristemente verso sud, davanti agli occhi inermi dei sanbenedettesi. Il giorno di Natale del 1970, a San Benedetto si parla solo del mancato recupero del relitto. Gira voce tra la gente che il ritardo è dovuto alla mancanza di accordi con l'assicurazione e che la volontà degli armatori sia quella di non recuperare il relitto per ottenere il risarcimento. La latitanza di qualsiasi autorità rende inevitabile un'azione di forza. I corpi dei marinai del Rodi vanno recuperati. L'intera città grida: andiamo a riprenderci i nostri morti! Tra i pescatori più esperti emerge un'idea: armare 3 pescherecci atlantici e tentare di rovesciare lo scafo del Rodi per recuperare le salme. È un'operazione disperata e molto pericolosa. La proposta viene portata in capitaneria, la quale stabilisce che gli armatori devono dare il consenso per usare le loro navi. Quella stessa sera viene preso verbalmente l'accordo con gli armatori, ma l'operazione deve essere approvata anche dalla Marina Militare. L'ammiraglio del Dipartimento Marittimo dell'Adriatico, Longanesi Cattani, invita quindi i marinai a raggiungerlo a Pescara per valutare se il progetto di recupero del relitto attraverso i pescherecci è attuabile. Il giorno dopo, una delegazione di giovani e marinai sanbenedettesi si reca a Pescara, portando anche una petizione firmata da tantissimi lavoratori del mare. L'ammiraglio, però, ritiene l'operazione troppo rischiosa. Intanto, il rimorchiatore Blankenburg gira intorno allo scafo del Rodi per tentare di agganciarlo, ma senza successo. La nave è parzialmente insabbiata e per sollevarla serve il pontone. Le operazioni di recupero passano di competenza alla Micoperi di Ortona, che però non può procedere finché gli armatori continuano a rimandare la dichiarazione ufficiale di perdita della nave e non trovano un accordo con l'assicurazione. Non si può dare il via libera alle operazioni. A San Benedetto, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, vengono preparati e affissi dei manifesti. Si invita tutta la popolazione a scendere nelle strade per protestare. I pescatori non ne possono più. Esplode la rabbia per i ritardi nel recupero dei corpi dei marinai all'interno del Rodi, per l'insicurezza del lavoro, per la poca paga che prendono, per le pensioni da fame, per i troppi morti. Si sentono umiliati dal vuoto da cui si vedono circondati. Il giorno seguente inizia la rivolta a San Benedetto del Tronto. Giovani studenti e marinai si riuniscono nel centro cittadino. I negozianti abbassano le saracinesche, chiudono i cinema, le pompe di benzina e le fabbriche. Iniziano i blocchi stradali. A sud, sulla statale 16, viene bloccata l'unica arteria di collegamento tra nord e sud, dato che l'autostrada è ancora in costruzione. È un avvenimento eccezionale. L'immagine che fa il giro d'Italia è quella della barricata a nord, complice la grande scritta «Bravi», visibile su uno dei primi camion fermati. Nel frattempo i marinai bloccano l'area portuale, mentre un fiume immenso di gente si dirige verso la stazione ferroviaria, che viene occupata. I binari vengono ostruiti con dei tronchi di legno. Si forma addirittura un'assemblea spontanea e permanente, in cui le persone si alternano democraticamente al microfono. In poche ore, i cittadini di un piccolo comune del Medio Adriatico immobilizzano l'Italia. La protesta è compatta e impressionante, ma pacifica. I marinai, talvolta considerati troppo individualisti,
Per la prima volta chiedono tutti insieme che vengano rispettati e garantiti i loro diritti, sentendosi parte di un'unica famiglia di lavoratori con una precisa identità di classe. Non c'è un colore politico a capo della rivolta, ma una città intera che grida forte. I marinai valgono più delle navi! Rivogliamo i nostri morti! Nel frattempo, una delegazione di politici si reca a Roma per parlare con il ministro della Marina Mercantile, Manni Roni, e sollecitare il recupero dei corpi dei marinai morti nel naufragio. Queste sono le feste di Natale di San Benedetto nel 1970. Sui binari della ferrovia e in mezzo alle strade, a lottare per i figli della città. Il Rodi, ormai giunto a Pescara, è oggetto di ripetute ispezioni da parte dei sommozzatori, ma la ricognizione all'interno dello scafo è impossibile, sia per il lento e progressivo insabbiamento del natante, sia per l'estrema pericolosità dell'intervento. Per estrarre i corpi, occorre che il pontone della Micoperi riporti la nave in superficie, ma l'autorizzazione non arriva. A Roma continuano a pervenire notizie preoccupanti e telegrammi dai familiari delle vittime. I manifestanti non intendono rimuovere i blocchi fino a quando non si procederà con il recupero delle salme. Considerata l'entità della rivolta a San Benedetto, per evitare che la situazione degeneri, dopo un confronto con le parti interessate, il ministro della Marina Mercantile Manni Roni ordina il recupero del relitto. Le barricate a San Benedetto vengono rimosse solo nel pomeriggio del 28 dicembre, nel momento in cui in lontananza si vede il rimorchiatore Cesare Davanzali passare al largo per raggiungere Pescara. La mattina del 29 dicembre, a Ortona, il pontone Micoperi 30 inizia le operazioni di recupero. A mezzanotte, dopo 12 ore di lavoro, il relitto è finalmente in sospensione fuori dall'acqua. Il 30 dicembre il pontone rientra in porto, trainato dai rimorchiatori e preceduto dalla nave appoggio militare Proteo. La chiglia capovolta del Rodi sfila sotto lo sguardo dei sanbenedettesi accorsi sul posto. Nel piccolo porticciolo abruzzese si sono radunate almeno 2000 persone unite dallo stesso sentimento. Sono i familiari, gli amici e i compagni di tanti viaggi. Iniziano le difficili operazioni di recupero dei corpi all'interno del Rodi, che si protraggono anche nei giorni successivi, inclusa la notte di fine anno. Alle 4 di mattina del 1 gennaio del 1971 viene ritrovata la prima salma. Si tratta di Giovanni Liberati. Vengono poi estratti Alteo Palestini, Marcello Ciarrocchi e Silvano Falaschetti. Dalle prime ricostruzioni si evince che probabilmente non era scattato nessun tipo di allarme a bordo della nave. La morte li aveva colti di sorpresa. Il mese successivo verranno restituiti dal mare anche i corpi di Ivo Mengoni, Agostino Di Felice e Antonio Alessandrini. I corpi degli altri componenti dell'equipaggio non saranno mai ritrovati. A distanza di anni, la procura di Ascoli stabilirà che il naufragio avvenne per cause naturali, nonostante i dubbi di molte persone sul non aver caricato zavorra sufficiente nei doppi fondi della nave. A far cadere questa accusa è la testimonianza di Enrico Castelli, il primo ufficiale di macchina scampato alla tragedia. Nel suo verbale di deposizione dichiara che sulla nave erano state caricate non meno di 120 tonnellate di zavorra. Ne confermano la presenza a bordo gli accertamenti eseguiti su Rodi, nel porto di Ortona. A San Benedetto, il 2 gennaio del 1971, vengono celebrati i funerali solenni nella chiesa dei Padri Sacramentini, gremita di persone. Le bare sono portate a spalla da altri marinai, figli del mare. Sotto una pioggia battente, il corteo percorre le vie principali del paese. Una folla immensa segue raccolta in un silenzio assordante. Quattro bare soltanto, ma l'estremo saluto è anche per tutti gli altri corpi che riposeranno per sempre in fondo al mare.
Dei 10 uomini che erano a bordo del Rodi, ognuno ha la sua storia. Il comandante Agostino Di Felice era diventato, da pochi mesi, padre per la prima volta, mentre Giovanni Liberati era prossimo alle nozze. Il ragioniere Ivo Mengoni aveva una moglie e 2 figli. Era andato a Venezia per sorvegliare i lavori e per arrivare a casa prima preferì tornare in nave piuttosto che in treno. Antonio Alessandrini, 21 anni, si era imbarcato per pagarsi gli studi universitari e per crearsi un futuro migliore. Alteo Palestini e Domenico Miarelli, sul Rodi, avevano già navigato nei mari più pericolosi e di certo non si aspettavano di morire proprio davanti casa. Marcello Ciarrocchi, 21 anni. In mare voleva starci solo 2 anni per mettere da parte qualcosa e poi avrebbe cambiato mestiere. Ma c'erano anche i giovani a bordo. Francesco Pignati, 19 anni. Con i soldi che guadagnava, manteneva agli studi il fratello Cesare. Giovanni Palumbo, era la sua seconda esperienza di navigazione. Sarebbe diventato maggiorenne il giorno dopo la sua morte. Silvano Falaschetti, di appena 16 anni, era l'unico sostegno economico della famiglia ed era il suo primissimo imbarco. La sua vita da marinaio durò appena 12 giorni. La rivolta di San Benedetto fu una ribellione che non divise e non suscitò odio, ma coraggio, unione e passione. Uno straordinario moto popolare che pose le basi per i successivi confronti con le istituzioni. I marinai e i pescatori sanbenedettesi, infatti, ne uscirono più forti e consapevoli della propria identità. Grazie alla loro tenacia, raggiunsero una serie di conquiste che, qualche anno dopo le vicende del Rodi, culminarono con il primo contratto nazionale di lavoro per i marittimi e l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. E questa l'autentica San Benedetto del Tronto, fiera dei suoi figli e forte anche nelle ore più buie. Stava questo famoso rovesciamento di una barca, no? Che so fatto? Mi sono armato di cose, il mare era cattivo, tempesta, dopo sta la barca, qua fuori San Benedetto, me lo so che verso il Martinsicuro. E vediamo sta barca, no? Capovolta, fece un po' di riprese e stavo là, non si vede niente, non si vede. Batto proprio quando blocchetto la nazionale, a Porto d'Ascoli, tutte queste riprese, tutte bloccate i campi. La famosa scritta bravi. I marinai valgono più delle nostre nanto, ma... però cercavo di ripiare il più possibile, come si dice, è meglio avere e non pentirsi che non avere e pentirsi, all'origine di tutto, capite? E poi dopo sentimmo che praticamente questa barca stava a Ortona, verso Ortona, e avessimo un rumore di Ortona,
E cominciai a passare ripreso di là, no? No, che mi metti a cacciare di brutto. Quando vi tutte queste donne che avevo proprio la fotografia, qui ci stavano tutti gli amici miei, solo Rodi, uno c'è messo a scuola in cima, lui, il capitano. Sa perché parlo in dialetto, fammi parlare, perché mamma quando andava a scuola dice figlio, e ti parla sempre in italiano. Oggi come oggi dico l'italiano romano, ma lo dialetto.